Three Days recitava un piccolo striscione che da qualche giorno campeggiava all'ingresso del centro accoglienza richiedenti asilo, istituito presso l'hotel Apogeo di Missanello. Rimosso da qualcuno che evidentemente non voleva si creassero allarmismi dopo che gli africani un mese fa bloccarono la statale 598 per lamentare le lentezze della commissione per il rilascio dei permessi, è ricomparso in versione ingrandita solo qualche ora dopo. Tanto deve aver suggerito a chi di dovere lo spiegamento di forze di questa mattina, come vedete dalle immagini. La protesta non si ferma, quindi, perché gli immigrati dell'Apogeo continuano a chiedere attenzione e organizzazione che evidentemente dopo oltre un mese non hanno ricevuto. E a questo si aggiunge la solita questione della lentezza burocratica e del ritardo dei documenti. Stiamo aspettando che ci chiami la commissione, ma eravamo venuti qui per lavorare e invece aspettiamo, senza poter fare nulla. Non abbiamo niente, abbiamo freddo. Questa per noi è una prigione, ci dicono. Per ottenere tutto questo noi organizzeremo una grande manifestazione. Tutti devono sapere che la commissione ci sta tenendo qua mesi e mesi. La commissione è una truffa. Qui la situazione è molto negativa e non si fa nulla per risolvere il problema. Noi faremo tutte le opposizioni possibili e necessarie, concludono. Il cambiamento di forza è dovuto proprio a questa questione, al fatto che avevo percepito nei giorni scorsi una... quasi organizzazione ad una ribellione proprio per manifestare il disagio che vivono per il ritardo dei risultati della commissione. Ed è sempre il solito motivo che li spinge a ribellarsi, è il loro modo di manifestare. Però logicamente io ho dovuto allertare le forze dell'ordine per qualsiasi evenienza e sono qui soltanto come a monitorare la situazione, insomma, ma sono tutti calmi, anzi forse avevo anche supervalutato il loro atteggiamento, tant'è che stamattina sono tutti calmi, questo è il motivo per cui la presenza di tante forze dell'ordine. Per evitare appunto i disordini, qualcuno ci dicevano dalla questura, è stato anche denunciato per il blocco della statale l'altra volta. Nel frattempo ci può dire in questo mese, passato giusto un mese, quanti permessi e se qualche permesso è arrivato appunto? Sì, i permessi sono arrivati ed io ho la notizia di un'ora fa che nella settimana entrante penso che arriveranno più o meno una decina di permessi, di esiti, di risultati, non di permessi, di risultati che possono essere negativi o positivi, non sappiamo. E, ho detto già ad alcuni che adesso fanno il passaparola che siamo in attesa di questi risultati, però le loro esigenze sono tanti e tali che penso che nessuno di noi può dare risposte imminente perché insomma sappiamo i tempi quali sono. Qualcuno ci diceva che è stato spostato dal campo, come mai? E sono stati spostati dei ragazzi che sono quelli, gli insoddisfatti eterni, insomma, ecco. Essere parcheggiati in una struttura seppur confortevole, però in un ambiente dove non ci sono contatti con il mondo esterno, non ci può essere integrazione e socializzazione. E anche le difficoltà di questi ragazzi è quella proprio di avere una vita relazionale con gli italiani, con la gente del luogo. Quindi questo aggrava ancora di più quelle che è la loro condizione di solitudine e anche di abbandono. Da qualche giorno era comparso un cartello, poi rimosso, più piccolo, l'hanno rimesso più grande, dove si diceva tre giorni evidentemente nel quale annunciavano attraverso quello striscione, annunciavano la protesta. C'è forse c'entra la cabala, non lo so, era un mese fa, eravamo qui dove loro appunto avevano bloccato, era il 18 di ottobre, avevano bloccato la superstrada. Ma vedi, bisogna dare un attestato di stima e di professionalità alle forze dell'ordine che hanno evitato questo disagio per tutti i passanti, gli automobilisti, i lavoratori sulla strada, perché hanno anticipato quella che poteva essere una manifestazione di disturbo per la collettività. Quindi veramente un plauso e un ringraziamento alle forze dell'ordine, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e a quanti hanno anticipato, diciamo, queste manifestazioni che potevano dare solamente risalto alla loro voce attraverso i mass media. Certamente il problema non finisce qui,
perché altre azioni, se non si danno delle risposte certe e in tempi brevi, noi avremo continuamente questi disagi. Questi ragazzi fino ad oggi non hanno turbato, come dire, la quiete e l'opinione pubblica, ma certamente nel tempo non so fino a quando potranno resistere in queste condizioni. Io da sindaco faccio appello alla prefettura, al Ministero degli Interni e a quanti hanno responsabilità per poter collocare e dare risposta a questi ragazzi, di farlo subito, perché altrimenti noi non siamo più disponibili a tollerare questa situazione che, come dire, è come il fuoco che cova sotto la cenere.